Vediamo chiaramente se ci sono i ragazzi o se c'è il padre, la madre, chi è che accompagna a venire a ritirare la pergamena. Altrimenti le pergamene, quelle non ritirate, si possono ritirare durante la settimana prossima anche presso l'ufficio della cultura e turismo del comune di Termoli, presso la Torretta Belvedere. Allora iniziamo subito con Miraglia Cristiano Ottavio. Del giudice Nicola. Eccolo che Sì. arriva. Premia Presidente Ciarniello. Otto Pernacchia, D'Angelo Anna, premio al Presidente Ciarniello. Felice Sara. Fiori Joao. Valente Eleonora Clara. Joao, no, benissimo, allora un attimo solo. No, non ti preoccupare. Premia il consigliere Malurni, può venire un attimo, grazie. Grande dei poeti vernacolari di una volta, il nostro Bellotta, non mi dilungo, è una preghiera tipica del pescatore, è una sorta di invocazione di grande pathos alla figura di San Basso che oggi festeggiamo. Prego, A preghiera San Basso. San Basso, che tu mare sia patrona e ti ha potenza le fu bene o male. Libraci da panazzi e tambolona, da secca, da dalmaglia e da cifrona. Tu, mannaci propizia una stagione, cabba farà la buppa a tua maestrella, faccia che a pupe sciacquandone, che a buona ricordè voglio stagione. Puh, quando io quattro d'agosto con d'arcione, da 30 libri a mano e a coccia fascia, scava se ti venga a brissare la processione. È un uomo che temo la paranza cassa, eppure un figlio, un cane che mi nasce, gli metto un nome tu, gli metto bassa. Grazie Antonio, un caldo applauso e anche componente storico del gruppo Mottolongo a Caffetta che ti ringraziamo per l'opera di promozione culturale che fai per la nostra città, per la nostra regione e per la nostra nazione d'Italia. Grazie Antonio. Iriana. Quindi avremo ancora di meno, perché sono tutte universitarie. Bari Samira. Ciampa Loris Antonio Pio. Li tira la mamma? Li tira la mamma. Assessore Barile. Colella Maria Luigia. Colombo Antonietta. Arriva, arriva. Premia il consigliere Miele. Ecco.
Non ho capito. Di Tommaso Denis Anna, frate Oreste, Forciniti Carmela, Garofalo Maria, alla maestra Matilde Dattoli, maestra per sempre. Premio all'assessore Silvana Ciciola. Va a Donato Colaci, l'uomo del faro che ha custodito insieme al padre Antonio la torre luminosa del Borgo Antico dal lontano 1960. Premio all'assessore Rita Colaci. Della storia di Termoli, tu che amavi immensamente il calcio e sorridevi alla vita. La moglie e il figlio. Premio assessore Enzo Ferrazzani. Bravo! Ma potete anche rendere due, voglio dedicare questo premio a tutti coloro che mi aiutano quotidianamente, ai medici, agli infermieri, agli ausiliari del mio reparto. È una piccola dedica la voglio fare all'ospedale San Timoteo, che sta vivendo un momento difficile. Aiutiamo tutti. Bravi!